Ci troviamo qua perché? Perché alcuni di noi hanno sentito il bisogno di conoscersi, ma proprio quelli che sentivano il bisogno di conoscersi non ci stanno, come al solito, no? Ci siamo, noi ci conosciamo tutto qua. I parlano poi italiano e poi in dialetto, però siccome è una cosa ufficiale preferisco parlare italiano, poi parliamo in dialetto quando riusciamo e con tutti gli altri. Abbiamo sentito, alcuni hanno sentito il bisogno di conoscersi, di rendere reale il gruppo 6 di Gaeta 6, che fino adesso è stato un gruppo virtuale, un gruppo che è nato su Facebook su iniziativa di 5 sorelle che vivono a Conegliano Veneto. Quindi l'idea è stata di Anna Terracino e delle sorelle che mi hanno coinvolto, sapendo che io conosco tante persone, Raffè Camma fa, me l'hanno detto proprio alla carità, benissimo, partiamo, non ho detto partite, ho detto partiamo, e ho chiamato dei miei amici di Facebook, tutti i gaetani e molti gaetani che stanno fuori, e hanno collaborato immediatamente. All'inizio c'è stato uno fui a fui per dentro, va bene? È molto più chiaro così. Tutti a entrare, tutti a chiedere, cioè abbiamo, entravano 30, 40, 50 persone al giorno invitati da noi. Poi chiaramente ognuno di noi ha finito gli inviti e la cosa bella è che sono cominciate ad arrivare le richieste da persone che non conoscevamo, persone che ci chiedono di entrare in questo gruppo 6 di Gaeta 6. Perché? Quelli che stanno fuori dice avete fatto una bella cosa e ci fate sentire a casa nostra, e alcuni che stanno dentro per curiosità. Nel frattempo qualcuno ha abbandonato il gruppo, ma l'ha fatto soprattutto perché da Facebook arrivano in maniera martellante continuamente notifiche che danno fastidio. Stai, per esempio, il mio cellulare, scusate le spalle, ma mentre a me è normale perché sono amministratore, la persona normale dice ma a me che me la fu, si stacca. Ma questo è una stupidaggine, perché uno può dire blocca la notifica per il gruppo e non gli arrivano più notifiche, e quando vuole postare qualcosa va avanti, altrimenti sta in santa pace. Ora ci siamo visti anche per un altro motivo: vogliamo fare qualcosa di reale quest'estate? Allora io dico aspettiamo che vengano le persone che stanno fuori, che sono quelle che hanno più voglia, perché organizzare un'iniziativa noi come gruppo Facebook sarebbe una cosa, non dico inutile, ma una cosa che si sovrappone ad altre iniziative di altre associazioni. Ci sta Vento di Terra che fa una mostra, ci sta come si chiama, Gaeta in Bianco e Nero che organizza una cosa del genere. Io avevo un'idea di fare un avvenimento che si chiamava Immagine e Parole, l'avevo detto alla signora Maria Rosaria Ciarambella, che subito mi aveva dato un appoggio, e cioè di organizzare una, non una mostra fotografica, ma una cosa diversa che si basava sul dialetto gaetano e su frasi tipiche gaetane. Qualcuno mi dava delle fotografie, massimo due, o d'epoca o moderne, e su ogni foto si metteva un detto gaetano, una frase, qualcosa di tipico, un ricordo. Per fare questo ci serve della collaborazione di tutti, e quindi è una cosa di cui si può parlare però quando ci saranno le persone più attive, cioè Anna Terraci, Adriano Di Nitto ed altri che vivono fuori Gaeta. E dobbiamo vedere, anche perché molti di questi sono quelli che hanno più materiale di tutti, perché sapete, ieri mi sono arrivate delle foto dall'Argentina, da una mia cugina, ai Raffaele Nittgeist, ed è una foto di un matrimonio celebrato alla Chiesa degli Scalzi nel 1947. È una cosa 47, è una cosa bellissima, e ce ne hanno tantissimi, ce ne manderemo tante. Ora di queste cose bisogna vedere. Intanto ci sta Anna Dies, sarebbe Ottica Look, che gestisce anche un negozio di fotografie, ha detto guarda, chi ha bisogno di farlo per la mostra io gliele sviluppo gratis, ma solo per la mostra, solo per questo evento. E ognuno di noi può scegliere due foto se si deciderà che si fa l'evento, va bene? Ognuno ne può portare due, altrimenti per facciamo qua riempiamo
riempiamo tutto, si potrebbe chiedere a uno stabilimento balneare, però dico, questa è sempre una cosa della quale parleremo anche quando verranno gli altri. Poi un ragazzo, che chiaramente non c'è stasera, mi dice, professore, perché non cambiamo la pagina Facebook, così la facciamo sopravvivere e la trasformiamo in un sito, in modo da dare... Sei stato tu? Ah, allora sei stato... Io pensavo invece che non ci fosse questo ragazzo qua, perché... Ah, allora ci sei tu. Allora, l'hai fatta tu questa proposta. Allora, è una proposta interessante, però è una proposta che ha dei costi, capisci? Perché fare un sito internet e gestirlo comunque presuppone dei costi di gestione. A parte la registrazione, che è una sciocchezza, io ce l'ho avuto il sito internet che costa 30 euro là, ma poi a fare un sito dinamico c'è bisogno di un responsabile legale, perché, ripeto, apriamo una parentesi, se io scrivo su Facebook, cioè Pino Evangelista scrive su Facebook, la persona X è un ladro, va bene? Non ne risponde Raffaele Matarazzo come amministratore, ne risponde lei di fronte alla legge e prima di tutto di fronte a Facebook. No, ma in realtà l'idea non era questa. L'idea di fare il sito? Sì, però non... Dilla tu. Praticamente il sito sarebbe una parte filtrata del gruppo. Cioè è ovvio che oggi nel gruppo ci scrivono tutti, per cui i loro amministratori fanno loro da filtro. Se c'è qualche commento che voi non gradite, siete voi a toglierlo, però lo togliete sempre dopo che è stato scritto. Ah, quindi il sito non sarebbe un sito dinamico, ma sarebbe un sito, diciamo, gestito solo dagli amministratori. Il sito sarebbe, che non è che scriviamo tutti noi sul sito, il sito sarebbe una vetrina organizzata del gruppo, perché oggi il gruppo è chiuso, lo vediamo solo noi membri, che uno che viene da fuori, che fa la ricerca tipo 6 di Gaeta 6, non può scrivere, anche adesso non può scrivere sul gruppo, però il gruppo qual è lo svantaggio del gruppo? C'ha tanti contenuti, però non organizzati, sono tutti messi lì uno dopo l'altro. L'idea qual era? Era quella di anche salvaguardare i contenuti, cioè tirarli fuori, organizzarli, filtrare i dubbi, togliere i duplicati, sì, fare categorie, quindi c'è una struttura. Allora, questa idea qua che è bella, però presuppone un impegno grosso, cioè un impegno grosso che può fare una persona che comunque ha tantissimo tempo libero e soprattutto la voglia di farlo, perché comunque, hai capito, ci vuole, perché io ho gestito, non è che l'ho gestito, io avevo il sito di Gaeta in Canoa e me lo gestiva un ragazzo, pur essendo un sito molto piccolo, al quale davo 400 euro l'anno. Ma per fare un lavoro del genere, uno per 400 euro, non te lo fa nessuno. Non te lo fa nessuno, perché deve andare a cercare le informazioni. L'ideale sarebbe che sia una cosa fatta per contributi, si delegano 4, 5, 10 persone, che però ci devono mettere noi una volta. E allora, come al solito, io voglio sapere chi fa cosa. La stessa cosa sempre. Se lei dicesse una chiesa, ha detto lei. Lei sa fare cosa, un'altra persona sa fare questa cosa. Nessuno vuole fare qualcosa, ci deve entrare un po' di sacrificio. Certo, certo. E però non è che lo può fare solo una persona. Quindi questa è un'idea che comunque si mette in galliera e se ne parla. Perché comunque è una bella cosa, sarebbe una bella cosa. Qual è? Il fatto che noi è vero che siamo persone, ma generiamo anche contenuti. Sì. Quindi noi possiamo sia salvaguardarci come persone e quindi organizzarci in un certo modo. Però secondo me non dobbiamo neanche far disperdere i contenuti che scriviamo. Cioè, questo come sito e sarebbe un altro va bene, quindi, grazie, non c'è bisogno, noi possiamo fare immediatamente fare la proposta ad altre associazioni di Movimento di Terra e tipo l'associazione di venderemo Telemonte Mondo tramite Facebook, tramite YouTube, esatto. Prima ci vedevano 1000 persone, okay? Noi ci abbiamo 25.000 visite al giorno da tutto il mondo. A me, io semplice amministratore, sì, come pure a tutte le persone che stanno qua e anche quelli che ci seguono da lontano, perché poi Antonio questa riunione qua la metterà in rete e ci sentirà Anna, ci sentiranno Adriano Diritto, ci sentiranno tutti quelli che collaborano di più, perché è vero che ci stanno 2600 iscritti, ma sono 60-70 quelli che scrivono di più, cioè gli altri intervengono quando hanno una cosetta, cioè non siamo 2600 a scrivere, cioè c'è chi entra e poi se ne va immediatamente, c'è chi resta per più tempo,
cioè il sito, il gruppo Facebook si sa com'è. Io sono sorpreso che continuiamo a crescere, perché tantissimi gruppi sono là e sono morti. Io credo che possiamo fare una cosa bella proseguendo per adesso così, poi ci vediamo quest'estate, intanto cominciamo a collaborare con qualche associazione, con Vento di Terra, con Gaeti in Bianco e Nero, e poi se è il caso organizziamo qualcosa anche noi, perché troppe cose messe insieme, mettere a cuocere troppe cose, alla fine diventerebbe una ripetizione. Perché poi i posti dove fare un evento ci stanno, si chiede al Club Nautica, si viene qua, c'è stato lo stabilimento di Miramare che si è sempre messo a disposizione, sta Rosaria Ricinello che è una di noi, adesso non è potuta venire, però sicuramente si mette a disposizione. Non sono problemi di posto, è problema di chi fa cosa e basta, come al solito, perché questo non può essere caricato tutto su poche persone. Perché già l'opera di controllo che facciamo io e Anna Terracino presuppone anche un parecchio tempo passato sul computer. Io sono dovuto intervenire diverse volte a porre dei freni a delle persone che pensavano di poter scrivere tutto. Antonio gentilmente è venuto a scuola quando ho fatto quella lezione sui limiti e sulle limitazioni della rete. Ribadisco, quello che pubblichiamo non è più nostro. Diventa di dominio pubblico, quindi stiamo attenti quando mettiamo le cose in rete, e soprattutto a quello che scriviamo, perché ogni cosa che scriviamo si può ritorcere contro di noi. Ma andiamo a pigliare l'aperitivo. Giusto. Giusto, no. No, poi se qualcuno ha qualche idea, non è che posso parlare solo io, non è che il gruppo sono io, capito? Direi tu per esempio che dici? No, sarebbe stato bellissimo, però è molto complicato anche questo discorso, il fatto di fare una piccola pubblicazione con tutti i post. E anche questo sarebbe bello, fare questa pubblicazione sarebbe bello, perché noi però come al solito andiamo sempre incontro a dei costi e bisogna sempre... impegno. No, ma intanto i costi, perché ripeto, andare a chiedere soldi non è il tempo. Se si va alle amministrazioni dice dovete imparare a sporcarvi le mani, eccetera, eccetera. Fate, ciao! Ciao Pina, ci vediamo! Ciao. Questa è la situazione. Da questo incontro scaturisce il fatto che quando ci vedremo, quando arriveranno gli altri, diciamo per il mese di giugno-luglio, vedremo, intanto se loro organizzano allora, qualcosa, noi collaboriamo. Volevo solo dire, prima di tutto mi presento, sono Cosmo Lazzaro, sono il presidente dell'associazione culturale Vento di Terra. Allora, quest'estate noi abbiamo in programma, probabilmente nel mese di agosto, di fare il mese culturale, in cui diamo spazio ad altre associazioni e gruppi informali, gruppi Facebook come il nostro, spazi per tutti i fine settimana del mese di agosto. Quindi per esempio la prima settimana del mese di agosto, giovedì, venerdì, sabato e domenica, è assegnata a, non so, Gaeta in Bianco e Nero, abbiamo già parlato con loro sono ben disposti. La seconda settimana, la terza o la quarta, assegnata, non so, al gruppo nostro, se di Gaeta 6. Questo è, diciamo, lo organizziamo noi qui in questo luogo, con pannelli e tutto, quindi si possono fare mostre fotografiche, però si possono anche fare altre cose, per esempio come aveva accennato all'inizio Raffaele, diciamo una forma, qui abbiamo fatto presentazione di libri, presentazione di idee, anche non so, una serata in cui si parla, qualcuno che è competente nella lingua, il dialetto di Gaeta, che parla e spiega dei modi di dire, oppure ci facciamo una lezione, questo avevo pensato, una lezione di... come si fa con l'inglese? Si fa prima lezione, dialetto gaetano, che è una lingua il dialetto gaetano, e noi sappiamo che ci sono studiosi che l'hanno approfondita, una lingua molto particolare, antica, che si è preservata, non è scomparsa. Quindi come per esempio il compianto maestro Magliocca diceva, il gaetano è una lingua a sé, non è napoletano, è un'altra cosa. Si somiglia, però non è da quella cosa lì. Allora queste sono tutte opportunità e noi come associazione abbiamo sempre collaborato con le altre associazioni e con i gruppi, e quindi come lo faremo per gli Ultimate Festival, come lo faremo quest'estate. Quindi siamo ben lieti di poter collaborare con voi. Grazie. Quindi qualcuno di noi può stare insieme a loro, chiunque volesse può andare insieme a loro e dare una mano
per l'organizzazione di sì, certamente. Perché comunque si può fare qualcosa per la città. Sì. Questa è l'idea di fare, cioè la città vive, la città è viva perché noi cittadini, noi che siamo di Gaeta facciamo delle cose, non aspettiamo a che qualcuno si presenti e le faccia per noi, siamo in prima linea noi, quindi ci rimbocchiamo le maniche e facciamo le cose. Va bene.